Amici Sono le ed 18. amiche, soprattutto amiche di Stereo DJ, visto che siamo all'interno della rubrica Mondo Donna, per questo dico soprattutto amiche, stiamo per iniziare la sesta puntata della rubrica Mondo Donna, rubrica che conduco insieme all'amica Anna, una rubrica che io e lei abbiamo pensato appunto per dare spazio al mondo femminile nelle mille sfaccettature. Ciao Anna, benvenuta! Ciao Stefano, buonasera a tutti. Grazie ancora per essere qui per l'ennesima volta con me per questa nostra nuova puntata. Ti lascio però subito la parola per presentarci brevemente l'ospite di serata. Oggi è con noi Daniela Pesoli, giornalista e fondatrice del blog Carisma. Ciao Daniela. Ciao Anna, ciao Stefano, grazie per l'invito, è un piacere. Il piacere è tutto nostro, è un piacere averti qui con noi questa sera. Finalmente io e te ci conosciamo anche Ci di fatto. vediamo. I colloqui intercorsi tra me e te erano fino ad ora solo telefonicamente. È un piacere quindi vederti e partirei subito chiedendoti l'idea del blog Carisma, da dove ti è venuta e come mai ti è venuta. Guarda, il blog l'ho realizzato per avere una cosa mia, per gestirla da sola, per fare le cose che mi piacevano. E sai, io ho lavorato per tantissimi anni nei giornali, nella carta stampata, negli uffici stampa, sempre alle dipendenze ovviamente di qualcuno, per quanto ci fosse la libertà anche di inventare, di proporre. È chiaro, una cosa personale, una cosa proprio mia, non l'ho mai avuta. Ecco, è nata da questa esigenza, da questa voglia e anche poi dalla voglia di scrivere, di continuare a scrivere, di scrivere sempre. È Quindi nato a dicembre del 2018. questa è l'idea principale del perché tu hai pensato di aprirti questo tuo spazio dove pubblichi anche numerose interviste, ma delle tue interviste ne parleremo dopo. Anna, se vuoi, con la prima tua domanda e una tua introduzione. Sì, io vorrei appunto tornare alla passione per la scrittura. Come nasce questa passione? Quando nasce e come? Guarda, io mi ricordo già delle scuole elementari che la maestra mi diceva, mi faceva i complimenti. Sai, erano i tempi in cui c'era un'unica maestra, no? Non è come adesso con tanti insegnanti, insomma, era la scuola di una volta. E la maestra mi diceva sempre: "Ma tu sei toscana?" Io: "Perché toscana?" "Perché i toscani scrivono bene, no?" Sai, c'è questa cosa che viene ovviamente da Dante Alighieri. Quindi mi è sempre piaciuto scrivere. Poi al giornalismo ci sono arrivata, diciamo, quasi per caso, ma partendo da una radio. Quindi mi piace dirlo anche qui, visto che siamo in una radio, perché io ho iniziato a fare questo lavoro, diciamo, anche se in modo molto superficiale, in modo autodidattico, in una radio della mia città che c'è ancora, si chiama Radio Ernica. E ho iniziato a fare radio, a fare intrattenimento, ma anche i vari notiziari, eccetera. E da lì è iniziato, perché poi mi hanno ascoltato e mi hanno contattato da alcuni quotidiani, e è iniziata così la mia carriera. Quindi ho iniziato da una radio. Come mai quindi, oltre al contatto ovviamente con quotidiani che hai avuto, che forse è stato quello che ti ha portato a pensare alla scrittura ed accantonare momentaneamente la voce, ti chiedo come mai hai pensato, oltre ai contatti, ripeto, di passare alla scrittura? Beh, passare alla scrittura perché quello diventava un lavoro. Avevo finito da poco le scuole, quindi mi offrivano praticamente un lavoro. La radio lo facevo, sai, erano i tempi delle radio private, il boom delle radio private, tutti facevamo radio, tutti avevamo una radio, ogni città, anche il piccolo paese aveva la sua radio. Quindi quello era più che altro un hobby. Mentre la scrittura poi è diventata un lavoro di fatto, sì, per questo soprattutto. Però non ho mai lasciato la radio, nel senso quando ho potuto l'ho fatta.
Domanda veloce, poi lascio la parola ad Anna. Ti chiedo, preferisci la comunicazione verbale, quindi la comunicazione radiofonica o la comunicazione scritta? Ma mi piace un po' tutto, veramente. Chiaro, la comunicazione con la radio mi piace perché mi ricorda anche quando ero giovane, quando ero molto giovane. Mi piace tutto, qualsiasi cosa sia di contatto con la gente, mi piace. Devo dire che non posso dire di avere una preferenza. Qualsiasi attività che ti mette anche in contatto con la gente, con dei mondi diversi, che ti fa scoprire delle cose nuove mi piacciono, quindi sia la radio ovviamente che la scrittura. L'unica differenza, come ti ho detto prima, è che la radio era, diciamo, un hobby, anche se importante e impegnativo, mentre la scrittura è diventata un lavoro, una professione. Anna? Io ti volevo chiedere proprio questo. Tu hai lavorato sia in TV, in radio, quindi e per il mondo del web e della carta stampata. Sì, Dov'è un po' che di tu dove ti senti più a tuo agio? Dove ti piace lavorare di più? Ma guarda, mi piaceva più che altro, mi piaceva la carta stampata. Io ho lavorato 28 anni nella carta stampata, quindi è chiaro che sono affezionata a quel mondo, a un mondo che però non c'è più, quindi bisogna essere intelligenti a capire l'evoluzione, a capire i cambiamenti e a fare questi cambiamenti. E passare dalla carta stampata al web non è stato semplice per chi appunto per tantissimi anni ha fatto un certo tipo di attività, però bisogna essere anche curiosi, no? Bisogna anche andare avanti. Ecco, l'evoluzione è importantissima in tutti i mestieri e anche noi giornalisti abbiamo dovuto adattarci a queste nuove regole, però sceglierei sempre la carta stampata, però capisco che adesso è un discorso proprio che non possiamo fare neanche più, insomma. A proposito di evoluzione, sentendoti parlare, mi è venuta una domanda, una curiosità e vorrei un tuo parere sul dibattito che si è scatenato soprattutto negli ultimi giorni sul fatto che per qualcuno la radio deve essere ancora un vecchio mezzo di comunicazione e deve essere solo voce, quindi lo speaker che parla all'ascoltatore. Qualcun altro invece dà il benvenuto alla visual radio che ormai è davvero popolare, quindi fare radio e vedersi magari anche in TV, vedersi magari online e vedere quello che lo speaker radiofonico fa. Tu da che parte stai? Ma io sono un po' nostalgica, a me piace la radio come voce, perché la mission della radio è stata sempre questo. Poi è chiaro, anche la radio, come dicevo prima, con la carta stampata ha avuto un'evoluzione, si è dovuta adattare perché comunque la maggior parte delle persone adesso la radio la vede, la vuole vedere. Quindi, però, se dovessi scegliere, per me il fascino della radio è la voce, deve essere la voce. Anche un po' il mistero, no, di sentire questa voce e poi non sapere magari che faccia ha questa persona, secondo me è importante perché mi fa anche un po' fantasticare, ma come sarà, come sarà biondo, sarà moro, sarà. Quindi secondo me si sviluppa anche la curiosità, il che non è male naturalmente, però ben venga anche l'innovazione, l'evoluzione. Anna? Hai fatto un sacco di interviste, molte interviste, e le hai racchiuse poi in un libro. Intanto ci racconti com'è nato questo libro? Allora, è sempre dal blog che si chiama Carisma, chi vuole andarlo a vedere si trova su www.carisma.blog. Il blog non si occupa solo di interviste, si occupa anche di eventi, quando si potevano fare, adesso è un po' difficile, si occupa anche di notizie di attualità e si occupa anche di reportage, di servizi un po' più di approfondimento. L'intervista però è stata sempre lo strumento giornalistico che mi è sempre piaciuto di più, proprio perché ti mette a contatto con l'interlocutore. Un giornalista bravo deve essere bravo anche non solo a far capire l'argomento di cui si sta parlando, ma anche di far capire chi è come l'interlocutore ed essere capace di tirargli fuori qualcosa di più intimo, magari di più privato. Quindi l'intervista mi è sempre piaciuto.
È nato il libro perché queste interviste erano diventate 32, insomma un bel numero poi di vari argomenti. E anche qui ha giocato un po' la nostalgia del cartaceo, perché ovviamente queste interviste sono sul web, le ho scritte per il web. Quindi ecco la voglia anche di vedere questo lavoro nel cartaceo. Questa è stata la prima idea. Poi ho voluto però avvicinarmi anche ad un mondo sociale, a un problema sociale e quindi collegare questo libro al centro antiviolenza di Fiuggi, del mio territorio, un centro antiviolenza che si chiama Fammi Rinascere e quindi ho deciso di devolvere una parte del ricavato delle vendite proprio a questo centro antiviolenza, anche perché le interviste. Anche qualche intervista riguarda questo argomento. La prossima domanda che io ti faccio è una domanda di una nostra cara ascoltatrice che saluto. Katia ti chiede se non hai mai fatto poesia e te lo chiede, ti racconto, Daniela te lo chiede perché lei è una ragazza con disabilità, una poetessa con disabilità che scrive delle poesie davvero molto molto belle. Quindi la sua curiosità è proprio sapere se anche tu hai mai fatto o se hai mai pensato di fare poesia. Grazie Katia, complimenti per la sua attività. No, non ci ho mai pensato perché credo di non esserne capace, perché per fare la poesia bisogna avere anche delle attitudini particolari, credo, però non l'ho mai fatto, sinceramente. La poesia no, mi piace molto, le leggo. Anche in questo libro ci sono delle interviste ad una poetessa molto brava, sempre della mia zona. Quindi mi interessa ovviamente anche il mondo della poesia, però non l'ho mai fatto. Anna? Tornando sempre alla tua attività e al tuo blog, anche Carisma, tu hai parlato anche di fatti di cronaca che riguardano, hanno come protagonisti delle donne. Di cronaca veramente pesanti, particolari. Ce le racconti queste storie anche per raccontare le storie di queste donne? Guarda, quella che mi ha colpito di più, come donna, come professionista, è l'intervista che ho fatto a Danielle Béchard, che è una donna olandese, che è la mamma di Chiara Insidioso, una ragazza di Roma. E Chiara Insidioso, 5 anni fa, mi pare, sì, nel 2015, mi pare, 2015 o 2014, adesso non ricordo, comunque qualche anno fa, aveva 19 anni ed è stata aggredita violentemente dal suo compagno. Calci, pugni e varie violenze. Chiara Insidioso non è morta, però avrà i segni di questa violenza, porterà dietro questi segni per tutta la vita. Perché? Perché dopo questa aggressione, Chiara Insidioso è stata in coma per moltissimi mesi, si è risvegliata, attualmente non parla, non cammina. Praticamente è quasi un vegetale, anche se man mano sta facendo riabilitazione, ma dopo 5 anni i medici hanno detto che non ci saranno grandi possibilità di recupero. Quindi una ragazza di 19 anni, a 19 anni tu immagini una donna che immagino guarda al futuro con progetti, e un uomo, il suo uomo, che poi ovviamente è stato arrestato, è stato anche condannato, è attualmente in carcere. E ha messo fine a questi sogni e mi ha colpito molto la testimonianza di Danielle, che è la mamma di Chiara. Prima di tutto è una donna molto forte, mi ha raccontato che appena seppe, l'avvertirono che Chiara era in ospedale perché era stata aggredita violentemente dal suo uomo, fu colpita da infarto. Ed ora mi racconta tutti i piccoli progressi che fa Chiara. Lei si attacca veramente alle minime cose per sperare che suo figlio un giorno possa tornare, tra virgolette, normale. Purtroppo non sarà così. Questa è sicuramente la storia che mi ha più colpita parlando anche con Danielle. Poi parlo anche di Giusy Ventimiglia, che è una donna che è sparita da Bagheria in provincia di Palermo moltissimi anni fa.
è una donna molto fragile, con alle spalle un matrimonio molto infelice, in un contesto familiare un po' difficoltoso, mai ritrovata per la procura competente, è ormai una donna morta, ma non hanno mai trovato il corpo. E io ho intervistato il fratello Salvo Ventimiglia, che veramente si batte affinché si ritrovi di Giusy almeno il corpo. Queste sono alcune delle storie che io racconto. Poi racconto anche la scomparsa di Daniele Potenzone, ragazzo autistico perso nella metropolitana di Roma. Ho parlato con il padre. La storia di Emanuele Ghidini, che a 16 anni si è buttato nel fiume e si è ucciso dopo aver assunto droghe sintetiche. In questi casi, anche in questo caso, ho parlato con il padre che da questa tragedia ha intrapreso una sua missione. Voi pensate che va nelle scuole, negli oratori, nei posti dove i giovani si ritrovano, nelle discoteche, va a sensibilizzare i ragazzi sull'uso delle droghe e va a raccontare ai genitori i suoi errori di padre che ha riconosciuto. Quindi queste sono alcune delle storie che racconto. Io, Daniela, ti volevo fare solo i complimenti per il coraggio che hai avuto nell'intervistare certe persone e anche per il coraggio che hai avuto stasera nel portare qui a me e Anna certe testimonianze, perché secondo me sono testimonianze magari un attimino che toccano tanto, e però il tuo coraggio che hai avuto nel portare qui sicuramente fa uscire arricchiti tutti coloro che ci stanno ascoltando, che stanno ascoltando questa nostra bella diretta. Quindi grazie per il coraggio che hai avuto nel portarci appunto queste belle testimonianze. Anna? Io, tornando proprio alla storia, alla prima storia che ci hai raccontato, vorrei chiederti una tua opinione, un tuo parere, più che altro una riflessione, ecco, diciamo così. Perché dal tuo punto di vista ancora persiste ancora oggi questo atteggiamento di prevaricazione sulle donne che poi sconfina in alcuni casi anche in violenza? In molti casi in violenze, i dati sulla violenza sulle donne in Italia sono dati drammatici. Se parliamo proprio di donne uccise dal marito, dall'ex fidanzato, dal compagno, le statistiche ci dicono che una donna viene uccisa in Italia, una donna ogni 2 giorni e mezzo. Quindi è una mattanza. Dei dati veramente aberranti, non degni sicuramente di un paese civile ed evoluto come dovrebbe essere il nostro paese, e dei dati che ci fanno pensare anche una cosa, che non è più un'emergenza, secondo me, la violenza sulle donne. Ormai è un fenomeno strutturato e quindi come tale va affrontato. Perché succede? Perché è una questione soprattutto culturale, ma non inteso come ceto sociale, come mentalità soprattutto. Succede perché le donne a volte hanno difficoltà, non sono nelle condizioni di ribellarsi a volte, purtroppo succede questo. Ecco perché bisogna aiutare queste donne innanzitutto a denunciare, ma aiutarle anche a supportarle una volta che magari hanno il coraggio di uscire da quella casa dove viene malmenata e dove con molte probabilità, visto i dati, potrebbe anche essere uccisa. Sono pienamente d'accordo, Daniela, con quello che hai appena detto, perché bisogna fare di tutto perché queste violenze non ci siano più, perché davvero la donna, e non lo dico solo perché siamo nella rubrica Mondo Donna, ma lo dico perché mi viene ancora, la donna è davvero un bene prezioso nella nostra vita e un bene prezioso di ogni persona. Quindi bisogna davvero fare qualcosa perché queste violenze, se non si possono terminare del tutto, perché magari è purtroppo difficile, ma bisogna fare qualcosa per almeno ridurle il più possibile. Questo
il mio pensiero. Io volevo cambiare un attimo argomento e chiederti un consiglio che tu ti senti di dare a tutti quei giovani e a quelle giovani che vogliono un po' intraprendere la tua carriera da blogger, scrittrice radiofonica, insomma, in tutte le cose che tu fai benissimo. Ma sai, è difficile adesso dare questo consiglio. Se me l'avessi chiesto, guarda, 10 anni fa avrei detto sì, andate, provateci. E adesso la nostra professione è veramente anche avvilente, perché con l'arrivo dei social tutti si sono sentiti indiretti di scrivere, di fare i giornalisti, di fare i reporter, ma in realtà non è così, perché la nostra è una professione che è anche alle basi delle regole, soprattutto di deontologia, quella è la prima cosa. E quindi è un po', sai, i media hanno un po', i social, il web ha tolto moltissime copie ai giornali cartacei, quindi ha affossato tantissimo questa professione. Quindi direi a questi giovani, se avete qualche altra cosa di meglio da fare, trovatela. Però se proprio non ne potete, volete fare proprio questo lavoro, beh, provateci, perché insomma è un bellissimo lavoro. Se riusciamo a farlo come si dovrebbe fare. È difficile, certo, perché i giornali, proprio per le difficoltà che stanno vivendo, ormai le assunzioni sono un po' difficili, anche fare il praticantato è molto 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 difficile. Però se una persona, un ragazzo, una ragazza è veramente determinata, io le direi di provarci, di farlo, di andare avanti comunque. Anna? Beh, abbiamo parlato poco del tuo blog, veramente. Ci vuoi raccontare un po' anche come è nata questa idea e di cosa si parla in particolar modo nel blog? Carisma, Il blog, tipo. come io, sì, Carisma è nato, ti ho detto, per una mia esigenza di fare un prodotto mio, una cosa che gestisco io, dove posso appunto raccontare quello di cui ho voglia di raccontare. La parte più sviluppata è sicuramente le interviste, come ti ho detto, però non solo i casi drammatici di cui mi abbiamo parlato, perché sono anche argomenti molto più leggeri. Ho intervistato e anche sono andata sul set di Un posto al sole, ho intervistato alcuni attori anche per farmi raccontare un po' i segreti di questo set, che è una soap italiana molto popolare, molto molto seguita. Poi in questo libro, Anna, dobbiamo anche dirlo, c'è anche l'intervista a Stefano Pietta. E questo bisogna dirlo, che parla della sua radio web. È stato una delle prime persone che io ho intervistato per questo blog e poi è finito sulle interviste. Anzi, ti voglio far vedere se lo trovo, vediamo un po'. Eccolo qua, guarda, intanto questo è il libro, lo faccio vedere. Non c'era assolutamente bisogno di citare proprio la mia intervista, però grazie. Quindi i tuoi ascoltatori, se vogliono sapere qualcosa di più, nel libro trovano anche l'intervista a Stefano Pietta, perché noi ci siamo conosciuti poi di fatto in questa occasione, in occasione di questa intervista. Poi il blog parla anche di... Sì, dimmi Stefano. Scusami, prego, prego. No, dicevo, poi il blog parla comunque anche di eventi. L'ultimo periodo, quest'anno, insomma, non è stato molto favorevole agli eventi, però mi sono occupata anche di tanti concerti e di eventi di gastronomia, perché sono anche molto appassionata di cucina. Quindi nel libro si trovano anche interviste a chef, anche loro molto popolari. E poi anche di reportage, di approfondimenti sul lavoro, sull'economia. Ho scritto anche dei pezzi, ovviamente, in occasione dell'esplosione della pandemia, tutti i problemi che abbiamo avuto nel paese, quindi di varia natura. Io scrivo di tutto, lo dico sempre, di tutto tranne di sport, perché non ci capisco niente. Tutto. Guarda, di sport potresti trovare una mano valida da parte mia, però te lo dico in diretta, non te la do per questioni di tempo, perché
Se dovessi veramente monitorare te, veramente. No, ma poi guarda, già ho tanti argomenti di cui occuparmi, lo sport lo lascio a chi lo capisce, insomma, lo sport. Ovviamente è un bellissimo argomento, eh. Però sono veramente a zero in questa materia, quindi niente, non ho mai di, non ho mai fatto e non scriverò mai di sport. Anna? E io per concludere questa intervista vorrei chiederti i tuoi progetti futuri, i tuoi sogni. Ah, sai, adesso sono tutta presa dalla promozione di questo libro, quindi, perché sai, anche la presentazione che è saltata ha fatto saltare anche un po' tutti i programmi, no? C'era una serie di programmi, c'era la presentazione, poi anche un altro evento successivo, però il programma ovviamente ormai è saltato, quindi dobbiamo promuovere il libro, che comunque sta andando anche molto bene, devo dire la verità, e anzi approfitto anche per dire... Per il momento in attesa di metterlo su online, no? Per farlo comprare da più persone possibile tramite la rete. Intanto chi vuole può anche richiedermi il libro al mio indirizzo di posta elettronica, che è danielapesoli@gmail.com. E ricordando sempre che questo libro sostiene il Centro Antiviolenza di Fiuggi, che è diretto dalla dottoressa Micaela Sevi, perché poi questo centro esiste da 10 anni grazie anche all'impegno di professioniste molto qualificate e sicuramente cariche di umanità, perché bisogna avere anche questo. Quindi per il momento mi occupo di questo libro, continuando ovviamente a scrivere sul blog, adesso farò anche altre delle interviste e poi continuerò sempre l'attività del blog e poi chissà, magari anche un secondo libro, però magari avrò tempo di pensarci. Anche da parte mia, Daniela, un'ultimissima domanda per chiudere. Anna ti ha chiesto in generale i tuoi progetti futuri. Io ti chiedo invece, parlando solo di interviste, se c'è un'intervista che non hai ancora fatto che ti piacerebbe realizzare. Beh, qui c'è un elenco infinito, insomma, mi chiedi chi mi piacerebbe intervistare? Bah, insomma, è molto, vabbè, la prima cosa che mi viene in mente è il Papa, ovviamente, insomma, perché io voglio puntare punto in alto, però, visto che siamo in una radio dove, insomma, si predilige anche la musica, mi piacerebbe intervistare Mina, per esempio, che è una delle mie cantanti preferite, che è scomparsa dalle scene ormai da tanti anni fa, nessuno più intervista. Beh, quello mi piacerebbe, sarebbe un bello scoop, Stefano, che ne dici? Sarebbe sicuramente un bello scoop. Io te lo auguro non solo perché io ho una radio, non solo perché sono uno speaker radiofonico, ma davvero te lo auguro con tutto il cuore che tu possa riuscire un giorno ad intervistare Mina, nonché Papa Francesco, perché quello sarebbe sicuramente un altro importante Ma scoop. penso che sia il desiderio di tanti, E insomma, poi, no? io, tra virgolette, potrò dire, io conosco la persona che ha Una che ha intervistato intervistato il Papa Papa, Francesco, quindi beh, sarà sicuramente bello. Noi siamo davvero quasi in chiusura della nostra chiacchierata. Anna, lascerei a te la parola per una degna conclusione, come solo tu sai fare. come io so fare. Io intanto ti ringrazio, Daniela, per essere stata ospite di questa rubrica e soprattutto di averci raccontato queste storie e di aver messo a disposizione appunto i ricavati del tuo libro per il centro antiviolenza contro la violenza alle donne. E io ti invito a continuare sempre così, a dedicarti sempre al tema delle donne, soprattutto perché serve Assolutamente. parlare di questi argomenti. Certo. Purtroppo anche adesso non sono problemi risolti. E ringraziandoti, ti invito ad aggiornarci se ci saranno novità, così ci potremo rivedere più in là. Assolutamente sì, intanto sono io che ringrazio voi, è stata una bellissima intervista, molto formale, a me piacciono molto le cose informali, insomma, quindi va bene così.
Stefano, un bacione grandissimo. Anna, sei bravissima, bellissima, tutto è inutile che te lo dico, tanto lo so. E sicuramente ci terremo in contatto. Ci tengo anche a salutare ovviamente i vostri ascoltatori, chi segue questa radio, che è una radio veramente speciale. Grazie mille, grazie a voi e buona serata. Io voglio davvero chiudere ringraziando innanzitutto la mia compagna di viaggio. Grazie Anna per avermi tenuto compagnia anche stasera, ultimamente in questa nostra puntata. Voglio davvero chiudere però ringraziando l'ospite di serata, Daniela, che ci ha tenuto compagnia in questa bella puntata. Invito tutti voi a continuare a seguire Daniela e Carisma Blog perché è un blog davvero importante e soprattutto quando il libro sarà online di comprare il libro di Daniela perché Certo. troverete delle testimonianze davvero molto belle. Detto questo, davvero buona serata a tutti e grazie. Grazie, buona serata.